Grande Fratello VIP, Aida e Bossari in finale, i nominati. Grande Fratello VIP, Aida Espica e Daniele Bossari finalisti, Cecilia eliminata. Manca poco alla finale del Grande Fratello VIP e tanti sono i colpi di scena nelle ultime serata. Nel corso della puntata del 20 novembre i telespettatori hanno visto uscire dalla casa Cecilia Rodriguez. Quest'ultima si trovava al televoto contro Ignazio Moser, Cristiano Malgioglio e Ivana Mrazova. L'Argentina è stata così costretta a staccarsi da Ignazio a 2 settimane di distanza dalla finale. Prima della sua uscita, Cecilia ha potuto riabbracciare sua madre. Attraverso il loro incontro, la Rodriguez ha potuto fare le dovute presentazioni con Ignazio. Intanto, il pubblico ha potuto anche provare delle forti emozioni. In particolare, Malgioglio ha incontrato Mara Venier. I due si sono lasciati andare ad un forte abbraccio, che ha portato Cristiano a versare delle lacrime. È proprio questa sua reazione ad emozionare i telespettatori. La puntata è stata vitale per scoprire altri due finalisti. A seguire Giulia De Lellis, ci hanno pensato Daniele Bossari e Aida Espica. I due sono andati al televoto con Ignazio. Il pubblico ha scelto proprio loro per continuare questa esperienza fino alla fine. Aida Espica e Daniele Bossari insieme nella SPA, gli altri concorrenti ignari di quanto accaduto. Grande emozione per Daniele e Aida, nel momento in cui hanno scoperto di essere due finalisti. Bossari e la Espica non sono, però, rientrati in casa, ma trascorreranno il resto delle 2 settimane in un'altra zona, ovvero nella SPA. Infatti, nessuno degli altri concorrenti sa che in realtà Daniele e Aida sono nuovi finalisti. Inoltre, i telespettatori hanno visto Ignazio scambiarsi un emozionante bacio con Cecilia, in studio di fronte a tutti i presenti, sebbene Ilaria abbia vietato il contatto tra loro. Forti emozioni anche per Ivana Mrazova, che ha potuto parlare della sua famiglia. La modella ha ricevuto un videomessaggio da parte di sua nonna, della nipotina e della sorella. Quest'ultima è entrata anche in casa per farle una sorpresa. Grande Fratello VIP, al televoto finiscono Malgioglio e Ignazio. Come sempre, i concorrenti hanno dovuto fare le loro nomination. Giulia De Lellis non può né essere votata né votare. Invece a Ignazio viene data la possibilità di fare 3 nomi. Questa settimana, tocca si ritrovano nuovamente al televoto Malgioglio e Ignazio.